Buongiorno ragazzi e buon inizio settimana. Oggi vi racconterò una leggenda, la leggenda del Monte Cervino. Dove si trova il Monte Cervino? In una delle regioni più belle d'Italia, la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta si trova a nord-ovest rispetto alla Lombardia ed è una regione meravigliosa perché è ricca di paesaggi incontaminati e di montagne altissime. Ed è proprio di una leggenda di una montagna altissima di cui oggi voglio leggere. Si racconta che un tempo fosse re sulle Alpi Gargantua, un gigante buono e goloso. Pensate che solo a colazione si mangiava una dozzina di buoi arrosto con contorno di maialini al forno e quando beveva consumava da solo una botte di vino. Era un re molto attento alle sue valli perché voleva che fossero ricche e che non mancasse niente ai suoi sudditi. Essi lo amavano perché era così pacifico e badavano a non disturbarlo durante i suoi frequenti sonnellini sui pascoli. Quando veniva il momento di pigiare l'uva, andavano da Gargantua e dicevano «Gargantua, prestaci un tuo dito, così che possiamo pigiare in un solo attimo tutto il raccolto d'uva». E il gigante pigiava con un solo dito tutta l'uva raccolta. Se un bue si perdeva in qualche crepaccio, andavano a chiamare sempre lui «Gargantua, vieni ad aiutarci a recuperare il bue». E il gigante non solo con due dita, ma sollevava l'animale in un attimo e lo rimetteva a pascolare. Un giorno al gigante venne però un dubbio. Lui non aveva istruito i suoi sudditi nell'arte del combattimento. Non comandava un esercito e non aveva mai pensato di dichiarare guerra a nessuno. Ma se gli altri re oltre le Alpi venissero coi loro eserciti e ci attaccassero? La domanda gli ronzò per qualche giorno in testa. E infine decise di dare un'occhiata oltre le Alpi. Per farlo, bastava che si arrampicasse un po' sulle cime dei monti e rimanendo in piedi in equilibrio su quelle vette, avrebbe potuto guardare il mondo intero. Allora cominciò a camminare verso le vette dei monti, ma non appena i suoi grossi piedi si poggiarono su quelle vette sottili e fragili, le montagne si sgretolarono sotto il suo peso e le rocce franarono a valle. E l'unica punta che rimase a svettare verso l'alto fu quella del Monte Cervino.